Chiama Laura e mi scuso con lei, l'onorevole Laura Castelli, Movimento 5 Stelle. Onorevole, ben trovata, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei. Allora, niente consultazioni per il Movimento 5 Stelle? No, nessuna consultazione, quest'oggi ci siamo riuniti e abbiamo deciso che a giochi fatti è inutile andare da Napolitano. Quello che è stato deciso dall'Assemblea è l'unico gesto che a noi sembra congruo rispetto alle procedure che abbiamo visto in questi giorni. Nessun passaggio alla Camera, i cittadini almeno un discorso di Letta se lo sarebbero meritato. Invece pochi funzionari di partito legati alle poltrone hanno deciso il futuro di questo Paese già ridotto all'osso dai 10 mesi precedenti del governo Letta. Allora, Casaleggio che dice una sciocchezza ora non andare al voto, Casaleggio che vi ha incontrato insomma, anche per sentire gli umori di chi tra voi potrebbe, il condizionale d'obbligo onorevole, sentirsi tentato dall'idea di poter creare questa ipotesi di maggioranza SEL fuoriusciti dal Movimento 5 Stelle con Renzi e per Renzi. Guardi, io non riesco a capire di cosa parla, nessuno è fuoriuscito, siamo molto compatti, quello che sta succedendo in questi giorni ha dell'inaudito, continuiamo ad assistere attoniti a una gestione del Paese che è ancora una volta ai danni dei cittadini, nessuno parla di temi, ieri alla direzione del PD non si sono sentiti temi nuovi, quali sono i nuovi temi di Renzi? Renzi non farà una legge sul conflitto di interessi, non farà una legge contro la corruzione, non farà il reddito di cittadinanza, invece metterà, così come il governo Letta, ministri che saranno a tutela delle banche, delle lobby, del cemento e dei soliti, insomma. Fa paura Matteo Renzi al Movimento 5 Stelle, onorevole? Lei mi risponderà di no, ovviamente. Guardi, noi lo diciamo da mesi che siamo pronti a governare. Qual è la paura di un gioco fatto a tavolino, nelle segrete stanze e non davanti ai cittadini? Sarà ancora a danno di quelle che sono le vere esigenze di questo Paese. Noi paura non ne abbiamo, i nostri programmi sono chiari, lineari e tutti i cittadini possono partecipare a questo confronto. Mai invece in questi mesi si è vista la stessa cosa da parte del Partito Democratico. Per il Movimento 5 Stelle le elezioni quando dovrebbero arrivare? Ma noi chiediamo lo scioglimento delle Camere e il voto subito, dal momento che lo stesso Napolitano mesi fa disse che dava l'incarico a Letta e qualora Letta non fosse riuscito a fare questo governo si sarebbe dimesso. Benissimo, Letta non è riuscito a mandare avanti il suo governo, che il presidente Napolitano vada a casa anche lui e che ci lasci questo Paese in mano a chi veramente i problemi dei cittadini li conosce. Senta, sempre Casaleggio dice, ovviamente la fiducia no al futuro governo Renzi, ma su singole iniziative, su singole idee, io dico idee perché così si capisce ancora meglio, si può anche votare a favore. Lei me lo conferma? Guardi, la trasparenza dei lavori della Camera dimostra che in questi mesi noi abbiamo sempre votato le proposte intelligenti che ai cittadini piacciono, da qualunque partito arrivassero, per cui la nostra linea è sempre stata chiara. Siamo invece un po' più preoccupati rispetto alle linee che Renzi verrà forse a raccontare in questo Parlamento. Chissà quali nuove linee di programma tirerà fuori dal cappello, noi per ora non ne abbiamo vista neanche una. Anche perché non sono state ancora ovviamente espresse nella completezza. Comunque, onorevole, grazie e buon lavoro anche a lei.